Tante persone sono scese in piazza nella serata di sabato 3 ottobre per scoprire l'opera d'arte che abbellirà il centro cittadino di Vallo della Lucania, completandone gli interventi di restyling. Si tratta di una scultura in marmo bianco di Carrara realizzata da Rabarama, nome d'arte di Paolo Epifani, che rappresenta due corpi che si abbracciano. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Antonio Loia con altri rappresentanti dell'amministrazione comunale e l'artista. Così numerosi in questa sera, in quello che è un evento per la nostra città, da un punto di vista culturale e artistico. Ringrazio innanzitutto chi ci onora con la sua presenza, chi ha realizzato questa bellissima opera che vedremo tra più a poco, l'artista Rabarama. Quando questa amministrazione ha voluto riqualificare questo ambito, si era riproposto una cosa importantissima. Oltre che riqualificare la nostra piazza, il luogo, il centro di questa comunità, è quello di ricalcare il senso di appartenenza, di identità di questa comunità. E l'ha voluto fare anche attraverso una piazza infrastrutturata, ne abbiamo già parlato in altre occasioni, e rendendola anche gradevole a tutti quanti noi. Ma abbiamo da sempre detto di voler mettere l'accento su quella che è il rilancio culturale, artistico di questa città. In questo momento di crisi ne possiamo uscire unicamente se mettiamo mano alla cultura, all'arte. Da qui quest'opera. Abbiamo dato un tema a quest'opera. Abbiamo voluto dare un tema a quest'opera che è la fratellanza universale, che vuole essere lo stimolo per tutti quanti noi e per coloro che visiteranno la nostra città anche per guardare quest'opera, che importante è passare attraverso quella che è la comunione tra le persone, l'incontro tra le persone. Sono stata felicissima di partecipare nel momento in cui sono venuta a conoscenza di questo bando di concorso e ovviamente l'ispirazione è quella ovviamente che ci è stata data e per tutti gli artisti appunto era questa idea della fratellanza. È già un tema sul quale io lavoro da parecchio tempo, l'idea comunque della comunione dei corpi, la comunione degli intenti, la volontà comunque di trovare appoggio e abbandono nelle persone che mi circondano e di conseguenza ho voluto rappresentare con le grafie più tipiche del mio lavoro proprio questo trade union tra uomo, donna e ovviamente comunità differenti. Con l'installazione dell'opera d'arte si completa il progetto di riqualificazione di piazza Vittorio Emanuele II.